una giornata importante, il sindaco, possiamo però cominciare anche a individuare un cronoprogramma un po' più preciso per gli interventi ormai condivisi e concordati? Ma questo dipende molto, il primo passo dal governo sulla bonifica, però dagli incontri che abbiamo avuto mi pare di capire che entro l'anno si possa procedere alla gara per la bonifica, quindi questo è un risultato straordinariamente rilevante e oserei dire storico per il nostro territorio, bonifica integrale, rimozione della colmata. Quindi se questo cronoprogramma viene rispettato, ritengo che il governo lo rispetterà e noi saremo sul pezzo sempre, nei primi mesi del 2018 si può ragionare con l'inizio effettivo della bonifica e non più solo messa in sicurezza come è avvenuto sinora. Poi ci tengo a precisare che oltre alla bonifica c'è una condivisione piena del nostro progetto di rigenerazione urbana. Recupero della balneazione, recupero della linea di costa, la spiaggia recuperata ai cittadini a fruizione collettiva, arretramento di tutti gli insediamenti abusivi, ricostituzione del borgo marinaro di Coroglio, l'archeologia industriale, un'edilizia che sia compatibile con quel tipo di scenario, il parco, sviluppo, impresa, insomma, è quello che noi avevamo chiesto sin dal primo momento. Quindi c'è piena soddisfazione perché non c'è solo la bonifica che già sarebbe stato fondamentale, c'è il progetto di rigenerazione urbana, mobilità, infrastrutture, c'è un progetto di città in una città e quindi è veramente la Bagnoli che verrà e noi siamo soddisfatti e avvertiamo questa giornata come una giornata storica. Sì, lei ha detto qualcosa prima da limare. No, da limare abbiamo limato fino a stanotte. Adesso c'è da realizzare e nel realizzare chiaramente si entra anche nel dettaglio, non è che nell'intesa c'è tutto. Nell'intesa c'è una cornice, ci sono i paletti, ci sono le idee, ci sono i contenuti, ci sono i limiti invalicabili, sta scritto quello che si deve fare. Adesso le istituzioni lo devono riempire nel rispetto dell'intesa e credo che i prossimi mesi saranno determinanti per l'attuazione dell'intesa istituzionale su Bagnoli, che è un altro risultato importante, lo ricorderete, non scontato. L'intesa viene firmata in prefettura tra il Ministro della Repubblica Italiana, il Presidente della Regione e il Sindaco della città di Napoli. Questa è l'intesa della Bagnoli del futuro. Sindaco, alla luce della firma di oggi, lei mi consente partecipare alla cabina di regia? Mi par di capire, questo è per noi un tema assolutamente importante, che nella prossima cabina di regia ci sia una fetta importante del governo e quindi anche il Presidente del Consiglio. Se significa portare questa intesa storica in una riunione che viene definita cabina di regia, ma che assomiglia quasi a un Consiglio dei Ministri allargato alla Regione Campania e al Comune di Napoli, io credo che questo sarebbe un segnale di dare una rilevanza nazionale e fino anche oltre i confini del nostro paese, alla faccia del San, che su Bagnoli si gioca una partita nazionale che vede il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, il Sindaco di Napoli, tutte le nostre strutture, tutte le donne e gli uomini che hanno operato e i ministri interessati. Sarebbe una bella pagina e noi auspichiamo che il 27 ci possa stare una riunione alla presenza del Presidente del Consiglio in cui si completi un ulteriore passaggio di un iter che con oggi però vede l'approvazione definitiva, cioè tutto ciò che avverrà nelle prossime ore è una conseguenza naturale di quello che abbiamo firmato oggi in Prefettura. Questo è il risultato che noi volevamo, il risultato che abbiamo ottenuto, fermo restando che non sono mutate le nostre critiche all'articolo 33, allo Sblocca Italia, fermo restando, come dire, la nostra idea, che è molto diversa da quella che leggo in queste ore da parte di qualcuno che dice che il sindaco ha cambiato idea, ci potete dare atto che noi non abbiamo cambiato idea, sono cambiate le modalità con cui altri si sono rapportati con il Comune di Napoli ed è cambiato il Presidente del Consiglio.